Mi chiamo Glitter. Ho fatto qualcosa di male. Sì, lo so. Ho scavalcato le treziere. Però... però il biglietto. Che... Sì. Sì, eh? Attimo. Sì. Vabbè, poi ve lo faccio vedere, eh? Cercate il documento. Io... non ce l'ho. Il mio documento sono io. Questa è la mia testa, questo è il mio cuore, queste sono le mie gambe. Insomma, io appartengo a me. Cosa? Volete per così? Allora, vi dirò subito che le armi che ho in dotazione io, voi, ve le sognate. Fa più vittime una mia parola che le vostre mitragliette. Sì, lo so, sono più volte fuggito dai luoghi comuni. Ho sognato in pubblico, a voce alta. Ho preso a pugno la mia sfortuna fino a farla sanguinare. Ho aiutato una prostituta ad attraversare un mare di guai. Ho dirottato un barcone di profughi a casa dei Sardini. Sì. E infine ho fatto l'amore, senza cinture di sicurezza, a 180 km orari in autostrada. Sì. Ho risposto al vostro alto, perché sono civile e non temo nessuno, tranne l'indisponenza, l'intolleranza, il preconcetto, la falsità e l'odio. Cosa ci faccio qui? Ma io ci vivo di quest'aria, mi nutro di questi brividi. E comunque sì, avete ragione voi. Bisogna controllare i flussi e gli eccessi migratori dell'entusiasmo, sedare le ambizioni, appiattire le differenze, reprimere tutte quelle piccole felicità che possono indurre l'uomo a disubbedire l'obbedienza cieca e repressiva di chi è il malato. E adesso se permettete, voglio tornare da Renato.